Gente, benvenuti su Portal Knight. Sicuramente non conoscete questo gioco, però ho deciso comunque di portarlo nonostante non lo conosca quasi nessuno perché secondo me merita. Allora, io direi di iniziare creandoci il nostro nuovo personaggio. Allora, mettiamo umano, anche perché le altre cose sono a pagamento. Uomo e ok. Allora, classe. Guerriero, guerriero brandisce spade, asce, insomma è tipo il tizio corpo a corpo. Poi c'è l'arciere, mi sembra, sì, appunto, l'arciere, che è il tipico tizio invece che attacca da lontano. E poi il mago, che usa, attacca credo anche lui da lontano, usa la bacchetta, bastoni e roba del genere. Poi cosa c'è? Ah, devi pagare, appunto, tipico. Ok. Mettiamo capelli, boh, mettiamo questi, barba, mettiamo i baffi alla bofonchio, color nero, orecchie vanno bene così, pelle facciamo così, segni particolari, ma anche no direi, non credo servano, no va bene così. Forma occhi. Forma occhi. Così incazzato nero. Così perfetto. Facciamo occhi come rossi. No dai, occhi bofonchici. Bocca, non importa perché non si vede. E dovrebbe andare bene così. Voce come questa. Brutta. Più o meno. Più o meno, dai, mettiamo questa. Lo chiamiamo Bofonchio, ovviamente. Perfetto. Ok. Inizia. Allora, creiamo un nuovo mondo. Avventura, universo 3. Chiamiamo Bofonchio Sword. Bofonchio. Dove sta? Ok. World. Dimensioni di isola grande, così abbiamo roba più grande, crea. E iniziamo adesso la nostra avventura. Vabbè, vi lascio qua questa la storia. Qua dice in un tempo ormai dimenticato, la pace e l'unità regnavano nel mondo. Ma venne la frattura che lasciò il regno a pezzi. E ora solo gli antichi portali possono connettere tra loro le terre lontane. Ma vengono custoditi da bramosi spiriti che covano nell'ombra. Insomma, i cattivoni. Il mondo attende gli eroi. Riusciranno a restituire, cioè Bofonchio, alla luce i portali per riunire il regno della pace? Speriamo di sì. Altrimenti va a finire male, ma proprio male. Ok, il caricamento. Bello. Le nuvole viola. Il tunnel spazio-temporale. Mi sembra che questo gioco sia a modi dovrebbe essere a modi Minecraft, eh. Anche perché ci ho già giocato, quindi so già diverse cose. Allora, siamo spawnati qui. Allora, sì, appunto, come potete vedere, tipo Minecraft, ci sono i cubetti qua, puoi prenderli a pugni. Poi c'è la prima persona e la terza persona. Non so quale preferiate voi, però... Secondo me questo gioco qui è meglio la terza persona. Così puoi sturare i mostri. I mostri, le melme, questi uccelli. Ecco, già l'hanno hittato. Morto. Però non ti fanno nulla. Mentre questi arancioni, sì appunto. Questi sono cattivi. Non muore. Oh, madonna. Uccidiamo quelli arancioni che sono cattivi. Chiudiamo i conti. È morto. Vabbè, dobbiamo prendere il legno, credo che è molto utile. Siamo già metà vita. Mangiamo il cibo, l'uovo.
Il cibo ci fa rigenerare la vita sostanzialmente. Che si rigenera molto lentamente. Però si rigenera almeno, cioè non è che resta lì per sempre. In più avanti andiamo, mi sembra comunque si trovano cose per farla rigenerare più velocemente. Ecco, parliamo con sto tipo qua. Si tratta di un portale, sono io i portali di cui stavo parlando prima, in grado di farti prevenire, pervenire su isole come queste. È molto antico ed è stato creato con una forma di magia molto potente. Sto nerd cosa vuole? Per attivarlo serve le pietre del portale blu. Quando avrai abbastanza pietre blues del portale blues. Blues, cioè non blu, blues. Mi sa che hanno sbagliato a scrivere. Mi aiuterai? No, rifiuta, mi fai schifo. Dai, no, dobbiamo accettare. Accettiamo. Vediamo se ne vale la pena. Ne abbiamo già tre, queste schegge qua. Ce la date il tizio. Le melme. Ma però volevo attaccare quella lì, quella arancione, che è cattiva. Perfetto, ecco, ho attaccato anche quella. Ma senti, ammazziamo tutti e basta. Ma secondo me dovremmo farci un'armatura. Così siamo troppo spogli. Cioè ci fanno metà vita a colpo. È vero anche che il mago non è che abbia tutta sta vita, ne ha abbastanza poca. Però forse ne ha più dell'acciaio, non so. Allora c'è un altro tipo. Che cos'è questo individuo? Vuoi fare il minatore? No. Sono tentato. Giusto perché ci tocca farlo, però. Anzi, no, facciamo così. Facciamo così e voi facciamo così. Almeno che. Vuole che facciamo un piccone. Prendiamo questo che è utilissimo. Dobbiamo trovare una casetta perché dovrebbe esserci. No, c'è il tempio questo qua. Io ci andrei dopo. Uccidiamo l'uccello, andiamo alla casetta e poi prendiamo quel tempio, quel castello, quello che è. Ecco la casa là. Dobbiamo andarci. Una critica già che faccio al gioco che non si può correre. Cioè sì, il personaggio corre, però fa uno all'ora ed è fastidioso. Ecco, poi salta abbastanza, hai due blocchi, però ne saltasse di più sarebbe meglio. Sì, meglio di Minecraft, se li salti mezzo blocco forse. Allora. Ah, qua ci sono i vecchietti. Togliamo l'albero. Togli l'albero. Se vedi mio marito, digli che si smettesse di andarsene a zonzo e venisse ad aggiustare la fattoria. Col cavolo che. Lascia, cosa vuoi? Chi ti vuole? Nessuno ti ha chiesto nulla. Rubiamo? Perché dobbiamo rubare. I nonni di campagna, rubiamo a loro. Ok, perfetto, via. Dov'è il nonno Franklin? Robert, vabbè, sono andato vicino. Allora, l'ultima tempesta non mi interessa. No, non lo farò mai, però va bene. Ecco, dobbiamo riparare questo. Per riparare, 4. Prendiamo anche sto legno qua. Che tipo mi sembra che aveva detto di piazzarci qualche blocco. Aspetta, apri l'inventario, che qua è un po'. È tipo Minecraft, tutto scopiazzato schifoso. Allora, mettiamo blocco. Non mi interessa nulla, basta che fai la missione. Ok, il piccone si fa. Dove si fa il piccone? Oh, la falcetta. Falcetto che fiero. Tu di testa te lo faccio. Ci serve la roccia. A pugni perché le mani d'acciaio. A cosa serve il piccone se puoi fare tutto a mano? Magari fa più velocemente. Facciamoci il piccone. Vai. No. Come si fa il piccone? Ah, ok. Prendiamo il piccone. Dobbiamo farci l'armatura. Che si fa con questi? Fatto, perfetto. Armatura.
Questa è da druido, non possiamo usarla. Questo è da ladro, sì, perché ci sono i ladri, esatto. Però devi pagare. Poi, ecco, dovrebbe essere questo. Facciamoci il chittino. No, prendi. Prendi. Perfetto. Indossiamo l'armatura, cappellino fiero. Tutto super fiero. Ecco, adesso siamo potentissimi. Possiamo già finire il gioco, eh? Possiamo già finire il gioco, siamo fortissimi. Allora, del portale, portale, portale. Dovevamo fare null'altro. Ah, sì, esplorava il posto. Invece che ammazzare queste povere melme, dovevamo andare in quel castellino. Ammazziamo queste due melme e andiamo. Perfetto. Allora, il castello è quello là in fondo. Poi attiviamo il portale con quell'idiota. Qua è pieno di gente, ma non ci interessa assolutamente. Sì, è pieno di gente. La sua bacchettina qua, sventolio, sventolio. È 3 ore per fare il giro di un castello. Ok, la porta. Ecco, un tipo. Morente. Non c'è due. Ma io ci vado perché non me ne frega niente. Non mi butto perché mi rompo 8 ossa del collo. Dai, adesso possiamo anche buttarci. Ecco, non dovevo farlo. Ah, ecco. No, 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 bestia. Non dovrebbe. Non è niente di che, eh. È solo un Larry di Clash Royale, non è nulla di che. È tipico Larry. Due colpi e va giù. Qua ci metterei anche il coso perché poi dobbiamo salire. Facciamo così che è più facile. Ah, be bello, perfetto. Cosa dice il cartello? Oddio, non è che era così forte quel coso, eh. 5 secondi fatto fuori, vabbè, andiamo via. E dovremmo aver fatto. Adesso slogiamo da sto mondo che ha rotto le scatole. Non c'è nulla. Allora salì le scatole. Ah, è vero. Visto che eravamo andati di livello superiore, possiamo aumentare le nostre statistiche. Allora, il mago. Vi spiego. Costanza e forza servirebbero per il guerriero. Agilità e destrezza per l'arciere. Saggezza e intelligenza per il nostro mago Bofonchio. Ma essendo che secondo me la vita serve sempre anche per qualsiasi persona, aumento anche la costanza, cioè la vita, la salute. Detto ciò possiamo proseguire. Ah no, abbiamo anche l'abilità. Ah sì, perché ogni tot livelli abbiamo anche. Mettiamo bacchetta perché adesso abbiamo la bacchetta e non il bastone. Che faremo sicuramente più avanti. E ora dovremmo fare più danni semplicemente. Sì, io se facciamo più danni. Uovo. E direi che possiamo uscire. Dov'è il portale? Il portale è lì. Così facciamo contento quel tipo. Allora, i cubi del portale si craftano qui. Qua. Mi servirebbero. Ma dai, io li farei tutti, tanto. Che ce frega noi. A noi non ce frega. Ok. Se mi stesse ferma la visuale, che sto telecomando funziona. A cavolo. Ecco. Oh, ci sono riuscito. No, è il tipo. E dov'è la nostra ricompensa? Niente ricompensa. Ah no, ce l'ha data, l'esperienza. Perfetto. Attacchi a distanza di arcieri sono letali. Vabbè. 3 ore a caricare. Oh, prego veramente. Ci siamo persi, perfetto. Ah no, non lo so, ci siamo arrivati. Dopo polvere. Elisi a livello 2, perfetto. Deserto. Questo è un tizio di Dio, uno scemo. Dice cretinate. Non ci dice cretinate e basta. Non lo so, non ascoltatelo nemmeno.
Qua c'è il goblin di Froblin. Fanno schifo. Poi quando hanno poca vita ti mettono a fuggire. Merdosi proprio. Poi le larve. Tutto scarso all'inizio. Però dopo diventano già più tosti. Poi l'ha andato, questo. Perfetto. Allora. Ah, i minerali, è vero. Aspetta, il piccone dov'è? Qua. Picconozzo, zozzo. Si mette qua. Ho sentito un verso, ecco. Morto, perfetto. Allora, da quello che so, il rame è utilissimo e va preso assolutamente. Il rubino è già meno utile, però va preso anche quello. Quindi prendiamo tutto. Prendiamo. E prendiamo. Ok. Il rame va preso, assolutamente. Rame è tipo la cosa... Con rame fai tutto. 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 Il rame fai tutto. Ah, è altri goblin di Froblin. No, non devo piazzare. Atta. Terza persona, il combattimento lo preferisco. Oh, morto. Goblin schifoso. Cioè, troppo rubino è spawnato. In genere spawna molto più rame. Ed era meglio così effettivamente, perché poi è quello che serve effettivamente. Vabbè, ma tanto per ora il rame non starei troppo a prenderlo, perché l'armatura dobbiamo essere di livello 5 per farla. Tanto poi me la faccio magari per... No, l'armatura la facciamo insieme, però il rame lo prendo per conto mio, perché altrimenti vi annoiate. Quindi, essendo che non si può correre, dobbiamo andare all'uno all'ora, dobbiamo andare lì dove c'è il simbolo della persona. Vediamo cosa si fa in sto mondo. Se vedo il rame lo prendo. Ecco, altri minatori. Sto qua è losco. Col pizzo. Le gemme sono molto più che cingigli. Non mi interessa. Stai. È già contento. Ah, abbiamo già i rubini, è vero. E dammi la roba. Ok. Prendiamo tutto. C'è un minatore. Non vuole nulla. Ok, c'è un Larry. C'è Larry. Fanno schifo come su Royal. Larry fa veramente schifo. Su Clash Royale che è qua. Ma non fa manco tanto danno. Proprio schifezza. Oh, però c'è tanto rame. Dammi la roba. Tutto super perfetto. È pieno qua, abbiamo fatto bene entrarci. Poi per cucinare il rame, perché va cucinato anche, va fuso, va modellato, va... Dobbiamo farci i lingotti. Serve la fornace e serve il carbone, appunto. No, io mi ricordavo che in questo mondo non si trovava il carbone, invece sì. È quello dopo che si trovava il carbone, a quanto pare. Ma solo in profondità allora, perché non c'era superficie. O è rarissimo in questo mondo, non lo so. Va bene, non dovrebbe servirne troppo. Questo piccone più o meno, non è velocissimo. Va bene, basta così per ora. Abbiamo due pezzi di rubino. Quello che serve è il rame. Più in basso c'è nulla oltre che il carbone, no? Prendiamo già qualche altro pezzo. Va bene così. C'è un Larry.
Dobbiamo farlo fuori. Via questa prima persona. Larry morto. Perfetto. Rame. Tanto rame. Perfetto. Abbiamo esplodato tutto. Questi sacchetti non dovrebbero dare nulla. Nulla di che. Schifezza, insomma. Oh, live. Oh, no, c'è la cassa, la cassa, la cassa, la cassa. Cotone, bomba d'acqua, nulla di che. La bomba d'acqua, la bomba d'acqua non serve a nulla. So manco perché esiste. Allora, uno di vita, uno di saggezza e uno di intelligenza. Automaticamente aumenta anche l'intelligenza e la saggezza, perché siamo della classe mago di 2, ogni livello 2, e più ci danno 3 punti bonus che possiamo spendere in quello che vogliamo. Io li spendo in genere per aumentare ulteriormente con le due statistiche e la vita, perché la vita serve assolutamente. È vero che noi attacchiamo da lontano, quindi non ci serve in modo diretto, però è sicuramente meglio che avere due cuori in croce. Allora, in notte lì c'è... ecco, di notte spawnano questi, i cavalieri del fuoco. Fatuo, com'era? Che sono più forti degli altri nemici, però nemmeno tutta sta roba, eh. Però in ogni modo ce n'è uno diverso di tipo. C'è quello del ghiaccio, quello del fuoco, quello oscuro, quello della luce. Tutti i tipi. Poi diventano forti, fortissimi, perché per esempio quello della luce era bello tosto. In realtà abbiamo fatto tutto. Potremmo già sloggiare. Prendo sto rame che è veramente irresistibile. Fatto. I blocchi, i blocchi ce li abbiamo già fatti. Sì. 6 precisi. Servono 6 blocchi azzurri a portale. Dov'è il portale? Dove è finito il portale? Ok, 1, 2, 3. No, ma il telecomando, questo qua che sto usando, essendo che il controller ha qualche problema. No, la visuale si tutta strana, si muove da sola. Quindi non riesco nemmeno a mettere i blocchi. Oh, non si muovesse, ok. Perfetto, c'è il portale. In realtà, secondo me, per questo episodio iniziale avremmo anche già finito. Nel prossimo magari andiamo nel portale, ci facciamo l'armatura in rame, faremo un bel po' di cose. Perciò ci vediamo al prossimo episodio.